E ciao a tutti, io sono Crio, vi do il benvenuto in questo nuovo video demo su un disco per PlayStation 1, il Kiosk Demo Disc. Come potete anche vedere dal titolo, ci sono 10 demo, se lo contate bene ve le faccio vedere. Una è più bella dell'altra, poi c'è un gioco che porco cane, c'ho pure. Che porco cane, una bestemmia. Sto qua l'avevo portata la demo, però non so se è sempre la stessa. Allora, so che già che Alone in the Dark non funziona su DuckStation, quindi Switch o emulatore. Eccomi qua su EPSX, qua sopra funziona, fai start. Vi avevo portato la serie di questo titolo, completamente in italiano, proprio dalla versione PS1. Volendo potrei anche portarvela per la versione PS2 che ho recuperato, sarà un annetto e mezzo fa, perché l'ho trovato a un prezzo decentissimo, Anche se ho già quella PS1, mi piace sto gioco, ho detto ma sì, pigliamolo anche per PS2. E adesso sono in trattativa per prendere la versione fisica PC. Andiamo un attimo qua sopra, che dobbiamo toccare il cancellato che è chiuso. Ok, è chiuso come ricordavo. Carnby, come in. What's going on? Things, terrifying things. Shadows, living shadows. Aline? It's awful. Come and get me, I'm begging you, come quick. Aline! 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 Ma già che sparavano. Nella villa sparavano, ma tra l'altro, scuse. Nell'inventario ho la bellezza di 24 proiettili, ok. Però zero medikit, ma è stronzo, ma scusa, posso tornare indietro? Perché se non sbaglio io sta demo qua, l'ho già portata. Però non mi ricordo. Ah no, non posso tornare indietro, guarda che stronza. Però non mi ricordo se incominciava dall'inizio oppure incominciava male così. Perché qua non è... cioè, le prime fasi del gioco, però non è proprio l'inizio. C'è un piccolo taglio. Ecco, lì c'è il mostro, il primo mostro che eviteremo, come ho fatto anche nella serie, se non sbaglio. Serie portata completamente senza crepare. Come un mona. Aprimi cancello. Poi andiamo di qua che dobbiamo togliere l'acqua. Qua c'è questo. Lo prendiamo. Sono munizioni della pistols. Do you want to activate this valve? Direi di sì. Togliamo l'acqua. Non del tutto però, purtroppo. Qua dovrebbe spawnare un merdaiolo. Sì. Ma come ha fatto a beccarmi? Pezzo di merda! Ah, ma già cretino, io sono... sono stronzo. Sono abituato a Resident Evil, che devi schiacciare X per scendere le scale. Mi sono dimenticato che qua si poteva scendere. Ecco qua. Da qua in avanti dobbiamo poi fare attenzione appena entriamo nello stanzone grosso, perché c'è un nemico che ci può far game over, eh. Di qua, proprio dentro sta stanza. La merda è che su EPSX non so come attivare l'analogico, quindi sto giocando con le frecce e non è per nulla facile. Ok, devo far così. Aspetta, bastardo. Dai. Vai! Deve morire, se no mi mangia. Devo muovermi. Vai. Mi giro un po' così. È morto? È morto? E non mi ricordo quante volte bisogna farlo. Forse
Ah, oh, potevo correre nell'acqua. Non me lo ricordavo. Non ce l'ho fatta. E non abbiamo cure né nulla. Sali. Io sento un rumore strano in casa. O è qua dentro. Allora, qua è tutto chiuso. This gate is locked. E allora saliamo de scalin. E divertiamo de port. The door. Dai. Ok, è aperto. Siamo qua sotto nei sotterranei. Qua ci dovrebbe essere poi, sempre se inclusa nella demo, una bella scenetta. Appena trovo la bara. La birra. Qua ci sono delle scale. Dov'è la bara? Porco cane. Non c'è nella demo. Ah, forse di qua. No. Qua c'è l'armadio. C'è qualcosa? No. Speravo. Ma non c'è la bara qua. Ho trovato delle munizioni a caso. Tra l'altro, come sono messo? Weapon. Reload. Minchia, avevo zero proiettili. Ma scusa, non c'è la bara. Non era qua. Ma è diversa la demo. Ah, è qua. Non si vedeva. Do you want to open the casket? Yes. No. To be continued. Lì si trovava una chiave per andare nella villa. E niente, adesso io ritorno al Duck Station, all'altro emulatore. Maggio 2001. Allora in thedark.com. Chissà se funziona ancora. Mi sa di no, dovrei provare. Eccomi. Facciamo il gioco che porco domodossola. Porca Mantova. Una roba sto gioco, io ce l'ho, eh. Però per ora non lo porto. Perché per farlo al 100% sto titolo qua devi avere il libro dei santi dietro, tirarli giù tutti. Aladdin, la vendetta di Nasira in italiano si chiama, se non sbaglio, è proprio una bella vendetta, va. Gioco Disney che è un dito nel sedere, proprio lì, quando te lo ficcano per provare la prostata, mamma mia, te lo ficcano su, girano, questo qua è quello che vi fa, sto gioco. Ashrab demo. Allora, eccolo qua, devo solo vedere i comandi. Così faccio così. Cerchio, paro. Ovviamente, forse sì, mi conviene avere qualche monetina. Che dobbiamo prendere una cosa. Aspetta, ok, sta funzionando tutto bene. Qua c'è Eugenio. Il gioco italiano è doppiato anche in italiano, eh. Sì, io qua salto, dai. Dobbiamo prendere una cosa per quel signore lì. Ma devo parlargli magari? Sì. Ok, dobbiamo portargli una cosa. Adesso non mi ricordo più cos'è. Chi è che continua a scrivere? Oh, madonna. Faccio i video, mi scrive il mondo. Andiamo di qua. Vai. Ok. Ah, là c'è un nemico. Se non sbaglio ci servono 30 monete. Io ne ho 29. Però qua dovrei recuperarle. Bene. 30. Ok, fatemi solo vedere un attimo il telefono. Cos'è? Ah, guardo dopo. Andiamo su di qua. Ci sono altri nemici? No. No. Ce n'è poi uno qua fuori, se eccolo là. Allora, com'è che miravo?
no, triangolo, L1, no, così, e sparavo con quadrato, ma to, questi nemici qua bisogna sconfiggerli così. Eccolo lì il venditore. Ecco, era una torta. Sì, compriamola. Quadrato. Quanto costava? Boh, non lo so, 20 forse. Pom pam 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 pam. È bella la musica e tutto quanto, ma porco maiale. Dare dritti è un'impresa. Ma andiamo di qua. Zucchino, non me lo prende che c'ho la vita piena. E adesso ci farà passare. Grazie, fammi solo andare. Ma questo amichetto non è bravo come sembra. Preso tutto quanto. Qua c'è il punto di controllo, come dice la versione italiana. Vai, andiamo di qua. Lo so, non va, dobbiamo attivarla. Sì. Piglia i semini qua, che ci possono servire. Mamma mia, i comandi. Voi non capite quanto è legnoso. Dunque. Ah, era qua dentro. Ah, qua tra l'altro sono salito su. Così, dal tendone. Aspetta. No. Ah, non ho preso, vero, la monetina questa. Dobbiamo andare di qua. Mi ero sbagliato. Pezzo di merda. Vabbè, nella demo ci sono tanti succhi. Nel gioco completo non ricordo. Un altro. Poi c'è una via che è bloccata. Questa la sblocchiamo poi. Qua ho visto che c'è un vaso. Come era già che avevo fatto. Così. Quadrato. Ah boh, l'ho ucciso. Bene. Adesso abbiamo attivato la piattaforma. Pam pam pam. Torniamo indietro. Qua c'era qualcosa. Vabbè, la vita ne ho tanto. Chissene. Aspetta, noi facciamo anche per come ho fatto prima. Far così. Vai. Pum pum. Dobbiamo andare qua. Ah, c'è un altro di quelli. Era R1. No. Questo. Bene. Poi. I've gone and lost my magic charming flute. Va bene, no problem. No problem, amic. Friends. Ah, la trapassa. Qua c'è la chiave. Che vi dicevo, qua sotto. Ci conviene prendere questi semini. Poi non mi ricordo di qua. Ah, sblocchiamo lì, ok. Saliamo qua. Dai, sali. Aladdin. Fammi pangrabbie, Tindu. Ok, non ho ancora bestemmiato, è un miracolo. Sì. No problem. Aspetta, com'era già? Così. Ma dobbiamo beccare gli uccelli. No. Ah, l'ho beccato a caso. Come potete vedere è precisissimo. E questo qua non l'ha beccato? Ok. Ok, abbiamo il flauto. Dunque di qua non posso tornare indietro. Quindi passiamo dalla scurcia che abbiamo fatto. Pum pam pam. Pam pam pum ping. No, ho sbagliato. Caution. Andiamo di qua a qua a qua. Pum pam pam. Qua così.
fa così. Dai, sali. Non era qua. No, è dopo. Era qua che voleva il flauto. Thanks. Ok, adesso. Dunque. Adesso funziona la piattaforma di qua, mi sembra. O no? No? Ah, forse questa? No? Che cazzo devo fare già? Ah, forse va il tappeto? Può darsi. Ma dai! Vabbè, mi sa che vi faccio un taglio. Allora, vedrete un tagliuccio, perché ho dovuto rispondere al telefono, se no mi massacravano di messaggi. Adesso ha funzionato. Perché prima ha trapassato il coso? Non lo so. Andiamo qua. Mi sembrava, dice una Cristina. Ma no, non tirare, che cazzo fai le mele? Ah, vai a cagare. Mettimi la spada. Fai così. Poi era qua sotto. No, ho sbagliato. No, è giusto, qua sotto. Mamma mia, scusatemi, eh. Però lì ho dovuto mettere un secondo in pausa e rispondere al telefono, se no mi massacravano di messaggi, eh. Io odio quando è così. Porca puttana, che nervoso. Cioè, non rispondo. Ci sarà un motivo? Qua. Poi. Ecco qua. Bene, bravo. E qua, poi dobbiamo saltare sul coso, sul tappeto. Vede. Dio! Torna indietro. Mi sono interrotto da solo. I comandi fan cacare, porco cane. Ma-ya-le. Così. Poi era qua. Punto di controllo. L'attivato, sì. È praticamente finita la demo. Vai di qua. Spaccatuto. Mi prude la schiena. Pam pam. Dovrei grattarmi. Se cado, bestemmione. Se no. Sto gioco non è normale. Qua ci sono sti cretini. Li picchio tutti quanti. Tiro questa cosa che mi spara via. Questo bel cosetto, sparami. Bene. Can you defeat Nazira? Evil plain to resurrect Jafar. And conquest Agrab. Agrab. Va bene. Play over 20 level of exciting action packed gameplay. As Haladin, Jasmine e Abu. Enchanting 3D World, full of mind, no? Che cazzo c'è scritto Beding? Puzzle and Evil Foes. Boh. È un font un po' così questo gioco. Adesso che c'è stava? C'è stava qualcosa. Qua. Ah, Cool Borders. Anche questa ve l'ho già portata, ma. Cool Borders 2001, forse no, il 2001 no, il 3 vi avevo portato. Che ore sono? Orco cavolo, ho fatto tardi oggi con le demo. Ma non mi fa andare. Ok. Gioco di snowboards. Bello, bello, andiamo ai 50... non lo so. Miglia orarie. Andiamo ai 40 miglia orarie, che saranno un botto di chilometri orari. Però io non ho ancora fatto nulla. Vabbè, però non sono ancora caduto. Dovrei fare i tricky, tracky, truck, ma non so come si fanno. Vai, guarda. No, non va niente. Io schiaccio i tasti. No, eh. Ho solo scoperto il tasto per saltare. Vai. Ma non va, non va un cazzo. Jump. Jump challenge. Ho fatto una acrobazia, ho finito la gara. Bene. Cazzo di tosse. Spero di
ricordarmi di tagliarla, di silenziare quella parte. Ma dimetti, ma io... Ma non è possibile. Sempre, non faccio video, sto bene come non so cosa, faccio un video e devo tossire. E non sto neanche fumando. Allora, andiamo avanti. Bello questo, facciamo anche questo. Non l'ho detto, o forse sì, ma faccio le prime 5 demo, poi nel prossimo faremo le ultime 5. Iniziamo, PlayStation Demos, loading, sono bellissime le demo PS1. Le amo. La carica dei 102, io questo qua c'avevo per PC, però non so se è lo stesso gioco. Io mi ricordo solo che avevo un disco di un gioco della carica. To the adventures of Thunderbolt in space. After these words from our sponsor. Not another commercial. Hey, Oddball, let's go dig for pirate treasure in the yard. You bet, but Patches, do you think it'll be okay with Mom? Yeah, no sweat. Mom and Dad will be back from their walk soon. What could possibly go wrong? Hey Patches, what's this? That's just one of those crummy robot toys Cruella de Vil is making. Who would want such an ugly hunk of junk? I'm ruined! Ruined, I say! My toys! My marvelous, splendid toys! They're selling worse than Brussels sprouts! Don't worry, Miss Deville. I'm sure this new one will be a big hit. No, fool! Can't you see? The spoiled brats of England are spending their pocket money on something else. We must eliminate that competition, and I know just what to do! Professor Farzboom, get your head out of your programming! Yes, Cruella, my sweet? Farzboom, my high-tech hireling, initiate Plan B! Hi guys, we're back! Oh look, Pongo, there's Dottie and Patches. At least they're still here. Listen, it's coming on the TV right now. All over England, pets of every kind are suddenly vanishing without a trace. Scotland Yard is searching for clues. I can't believe it. Our puppy's gone again. It's that horrid Cruella de Vil up to her old tricks. I just know it. But what can we do, Pongo? I'll tell you what. We go over to that evil woman's toy factory, get our pups back, and have it out with her once and for all. You're right, Pongo. I could just bite that woman. Now, Dottie and Patches, you stay right here. Take care of our humans while we're gone. And don't worry, we'll be back with all your brothers and sisters as soon as we can. Goodbye, my darlings, and be good. Do you want to stay here and be good, or do you want to help rescue our family? My thoughts exactly, sis. Let's go. Ok, non ho letto i comandi, vabbè, ce li proviamo al momento. X salto, quadrato faccio così, cerchio annuso e triangolo rotolo, rotola rotola. Qua mi sembra che c'erano dei pupazzi di neve da uccidere, invece ricordo male. Ah no, sì. Beh, alà. Per liberare i pappi. Pom. Sto qua. Sarebbe carino da portare. Vai. Poi, prima guardando il video, mi sono venute alla mente cose della memoria di quando ero Pichu. Quando ero ragazzino, bambino. E lì salviamo il primo cioccoletto, cuccioletto, cioccoletto, dai. Come faccio? Apri. Comunque voce. Comunque Crudelia ha una voce che è poco femminile. Non volevo dirlo, ma è così. Allora, qua cos'era la fine del livello, forse? Ma vai a cagare. Dunque, io mi devo orientare. Dove cazzo devo andare? Ah no, di là era l'inizio del livello. C'è un modo per correre? No, eh? Ma perché non lo becca? Devo evitarlo, mi sa il pulcino Pioli.
Allora, qua mi conviene aspettare la piattaforma. Così. Così. Piglia biccottino. Così. Ah, laggiù ce n'è uno da salvare. Vai. Grazie. E ora io non vedo la piattaforma. Non ti girare. Vai. Così. Poi, ah, sì, ho capito. Com'era già? Triangolo, sì. Vai. Beccato. Qua, se non sbaglio, dobbiamo colpire delle teste di Kasho, no? Le teste ghiacciate delle statue. Ah, là ci sono anche degli aeroplani. That's cool. Aspetta, ce la posso fare? Come faccio? Cerchio. Launch con quadrato. Ok. 1, 2. Devo beccare anche gli aerei. Ah, uno l'ho beccato. E questi suoni qua mi ricordano qualcosa del gioco. Poi probabilmente sono stati usati anche in altri titoli Disney, eh? Bene. Qua dovrebbero essere a posto, perché ce ne sono poi altri da prendere più avanti. Che sfiga, 17. Qua ci sono i pinguini di merda che scendono giù. Allora, X era per saltare. Così. Là c'è una bistecca. Qua in me... Ma dai, non è vero che mi ha beccato. Un coniglio. Ok. Bum, baram, bam, bam. Ah, sì. Crystal. La gara. I've never skied before. Can you give me any advice? Oh, there's really nothing to it. Just steer left and right and go in between the flags. If you get through all the flags, you can try a more challenging slalom course. Ok. Sì. L'ho preso uno. Non ce l'ho fatta. Posso tornare su? E non era facile. Adesso riprova. E dai, posso saltare sta roba? Non posso riprovare. Aspetta, non capisco. Posso tornare su? Pam pam pam. Vabbè, che è una demo, chi se ne dai. Andiamo a fare il gioco, va. Però forse avevo un pappi così. Se io torno su. Ah, non mi lascio. Oh sì. No, no, mi lascio. Pam pam. No, eh. No, mi sa che non mi lascia. Vabbè, torniamo giù. Non ho preso tutte le bandierine, amen. Non ero preparato. Ma non posso tipo parlargli di cretino, no, eh? Allora. Qua facciamo così. Dobbiamo andare a beccare sto coso. Oh. Cretino, perché... Ok, qua c'è un cane. You saved me. Ti ho salvato. Poi adesso qua c'è una bella scena. Uh-oh. There's Jasper Bannon again. I wonder what he's up to this time. Can't chase no puppies on an empty stomach. So first I'm gonna catch me some fish, and then I'm gonna catch me some chips. Wonder what chips are made of anyways. I bet if I sneak up close to Jasper, I can give him a real surprise.
Dobbiamo fargli una sorpresa. Ok, here we go. Guardate che sorpresa. Sì, li stai in silenzio. Hang on, I got me a bite. Easy now. That's it. Dai, che ha trovato il pescione. Sorpresa! Ok, adesso noi dobbiamo andare qua, in questo pezzo di laghetto. Ah, lo fa da solo, boh, mi ricordavo male, pensavo dovessi andare io diretto. Ghiaccio sottile, Easy now, mate. Easy. Why you little? Che poi è il doppiatore di Pozzo dei giochi della Telltale di The Walking Dead, del tizio di colore che adesso non mi ricordo come si chiama. Dai, pigliami la bistecca, non riesco. Aspetta. La visuale ovviamente non aiuta. Fanculo. Com'era già che si chiamava? Non mi viene più come si chiama. Coso. Viene Rick, ma Rick della serie. Cazzo. Ah, ma qua torno indietro. Aspetta, non capisco più un cazzo. Però tanto qua c'è una strada. Ma era già che si chiamava. Vabbè, avete capito di chi sto parlando. Clementine è... Porco can. Non mi viene più, però il doppiatore sembra lo stesso. Qua dentro che c'è stava? Ah, posso rifarmi la gara? Sì. Proviamo. Oh, questo video demo qua dentro era lunghissimo. Così. 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 Oh, ce l'ho fatta. Grazie. Ok, boh. Va bene. Allora, aspetta. Poi, di qua... No, forse era giusto dove stavo andando. Eh sì. Ma cazzo. L'era giusto. Così. Così. E così. Ah, qua ci sono altre statue. Allora, come era già quadrato? Aspetta che devo beccarla. Così. Aspetta. No. Beccato. 3 su 6. Ah, dicevo che cazzo. Cazzo fai. 4, 5. E l'ultima. 6. 6 su 6. Dunque, qua ci sono le ossa. È una figata sto gioco. Mi porta quando ero piccolin, picco piccolin. Ho sbagliato, ecco qua. Bene, abbiamo anche visto la fine del livello. E adesso non so se premo start. Mi dice solo 4, non mi dice quanti erano, ma forse li ho presi tutti. Saltiamo dentro il 102. E finiamo. It's Puppy Power to the rescue with the help of your animal friends. Rescue your puppy brothers and sisters from the evil clutches of Crudelia Devil. Ah, non mi ha lasciato il tempo di finirlo. Crudelia Demon è più bello, però, che Devil. Crudelia Demon, mi giro una cigarette. Star Wars è l'ultima. Aspetta. Eh sì, 1, 2, 3, 4 e una 5. Star Wars Demolition. Che cazzo è Star Wars Demolition? Allora, accelera con X quadrato, brake.
brake, ok. Accelerate. Quanti tasti di accelerazione ha? Ok. Vabbè, ce li vediamo lì, senti, va. Ovviamente della LucasArts. Compianta LucasArts. Madonna, che graficone però. One player. Così è giusto, one player. Poi. Select level. Ah, ce ne sono... No, ah no, c'è solo il primo. Che simpatico quello, eh. Sembra un mio ex amico, ma più o meno grosso uguale. Allora, craft. Ecco, niente, usiamo il primo. Non perdiamo tempo. Quanto sono belle le demo PS1. Anche voi preferite le demo PS1 o le demo PS2? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Così accelero, quindi. Ah, ma va anche l'analogico. Però come faccio a sparare? Ok. Ma che merdata. Porco. Ma io mica ho capito, eh. A parte che devo uccidere questi qua. Ok. Bello. Ah, con questo qua tiro i razzi. Cos'è sta roba? Ah, era un nemico invisibile. Vai, lo becco. Boh. Ma mica l'ho capito io. Qua? Cosa sono sti... Ah, sono invisibili. Bello. Non capisco un cazzo. Becca questo. Ah, ho spaccato il circuito. Porco maiale. Ma scusa, eh. Oh, muore. Ma... Dai, perché sta moto non muore? Sì, ma è invincibile. Vola pure. Ma io mica ho capito che cazzo devo fare. Vabbè, io uccido sti qua che si possono uccidere. Oh, povero mammut, lì che cazzo l'è. Scusate, ma io non... Ho guardato i film di Star Wars, ma non ne capisco un cazzo. Dai. Ma come faccio a sconfiggerlo? Boh, qualcuno di voi ci ha giocato, ne capisce qualcosa? Io un cazzo. Sono finito qua. E quindi? Ah, boh, siamo morti. No, sono vivo. Perché sono vivo? Non può pigliare sta roba. Andiamo qua dentro. Niente, io non capisco. Quindi direi di concludere questa prima parte del disco demo. Ah, aspetta, forse devo andare qua. No, non ho capito. Allora, di concludere qui questa prima parte del disco demo. Se qualcuno di voi conosce questo gioco, mi faccia sapere sotto nei commenti che cazzo devo fare, perché io non ho ancora capito, eh. Parto ad andare in giro, non ho ancora capito l'obiettivo di questo gioco qui. Un saluto da Crio, uno dalla navicella di Star Wars. E al prossimo video, anzi la prossima parte di questo disco demo. Ciao ciao. Ma che cazzo è sta roba? Ah, è pure finita. Giusto in tempo allora.